Doppia novità al Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco. A partire dal 6 gennaio i visitatori avranno l'opportunità di approfondire una selezione di opere della collezione permanente attraverso l'esperienza innovativa offerta dal progetto Li-Fi, una modalità di visita con tecnologia senza fili. La startup che ha proposto questo progetto abbia scelto un luogo di eccezione come il Museo Barracco, che poi, proprio per la sua conformazione, è molto valorizzato da questo tipo di tecnologia che non è invasiva, perché questo è uno spazio delicato, un delizioso palazzetto cinquecentesco nel quale è disposta una bellissima collezione. Tuttavia, ecco, il luogo e gli oggetti richiedevano una tecnologia leggera. Tra l'altro riapre anche al pubblico la Domus, quindi comunque un importante anche perseguimento di quello che è appunto far conoscere sempre di più luoghi come questi che si trovano all'interno della capitale, che sappiamo che è un luogo, insomma, ricolmo di arte. Sicuramente la stratificazione di questo edificio è importante e con l'occasione la Domus torna a essere fruibile dal pubblico. Per ora in forma sperimentale è stata creata una passerella che fa da piattaforma a questi sensori Li-Fi che permettono poi anche degli approfondimenti e poi noi ci auguriamo con i fondi del PNRR di poter presto rendere questa fruibilità definitiva. Il Museo Barracco è tra i primi musei al mondo a dotarsi del sistema Li-Fi, acronimo di Light Fidelity, un meccanismo di comunicazione tra i più moderni e innovativi che consente di trasmettere informazioni e immagini in modalità wireless, mediante la modulazione della luce da appositi faretti LED trasmettitori ai dispositivi mobili dei visitatori dotati di fotocamera ricevitori. Per fruire dei contenuti multimediali di approfondimento rispetto al percorso di visita ordinario, basterà scaricare l'apposita app e posizionare lo smartphone o il tablet sotto la luce del faretto Li-Fi. Il Li-Fi consente di trasmettere dati attraverso la luce LED, quindi andiamo a lavorare su quella che è la frequenza delle onde luminose, e modulandola in maniera estremamente veloce. Questa modulazione, che è impercettibile all'occhio umano, genera dei codici binari che sono alla base della comunicazione. I vantaggi quali sono? Sono molteplici. Intanto, lavorando sullo spettro della luce vuol dire che abbiamo una banda che è molto più ampia rispetto a quella delle radiofrequenze, e questo vuol dire avere maggiori velocità, maggiori capacità di trasmissione dati. In più è una tecnologia green perché appunto lavora su un'infrastruttura LED di ultima generazione, quindi consuma molto poco dal punto di vista energetico ed è anche molto sicura dal punto di vista informatico, molto più difficile da intercettare, da hackerare, proprio perché la luce è confinata a un ambiente, quindi non è possibile tanto facilmente intercettarla quanto le radiofrequenze che sono diffuse nei vari ambienti e che superano anche i muri. Nell'ambito beni culturali, che cosa facciamo? Siamo qui oggi al Museo Barracco proprio perché abbiamo implementato dei corpi illuminanti Li-Fi per favorire e migliorare la fruizione del patrimonio culturale. In che modo? Grazie al fatto che questi corpi illuminanti illuminano delle opere e degli ambienti all'interno del museo e danno delle informazioni e dei contenuti direttamente sullo smartphone dell'utente tramite un'applicazione che sfrutta la fotocamera per leggere queste informazioni. Un progetto che mette insieme l'innovazione ecologica e la transizione ecologica, quindi una trasmissione dei dati non usando l'elettrosmog del wifi, ma usando la luce e quindi il Li-Fi, e dall'altro lato la diffusione della cultura digitale, quindi le persone che verranno in questo museo potranno attraverso il proprio cellulare acquisire una serie di elementi di innovazione molto importanti. Quindi è davvero uno degli esempi di come transizione ecologica e digitale devono andare assieme e come si può valorizzare al meglio la grande tradizione culturale italiana, quindi la grande tradizione usando l'innovazione. In questo caso di giovani come la giovane startup che tra l'altro la Fondazione Verde sostiene da 4-5 anni e che sta dimostrando, mettendo questo stesso impianto anche a Pompei, la volontà di metterlo al servizio anche del grande patrimonio culturale del nostro paese.